Andrea, ma non possiamo aumentare un po' il carico? Carico? Non mi la fa usa più mi adesso. Ascoltami, a parte gli scherzi qua, diamo il benvenuto al buon Andrea Valenti, istruttore alla Bestia di Domegliara, in compagnia nostra questa mattina, dove ci andrà un attimino a spiegare prima di tutto come è nata la tua passione per la palestra, ma soprattutto come sei capitato, insomma, qui a Domegliara dal buon Roberto Boni e Maria Stoia, che sappiamo essere responsabili di questa importante palestra della Valpolicella. Come è nata la tua passione per la palestra? Aspetta, metto giù questi perché pesano, pesano. Allora, tutto è nato 5 anni fa, quando io ho sempre praticato calcio, sempre fatto calcio, e così per prova ho sfruttato un mese gratuito che mi era stato regalato per fare palestra, ho detto ma sì dai proviamo, e da lì ho iniziato a appassionarmi e mi è piaciuto sempre di più, finché poi mi sono iscritto per fare i corsi con lo Xen, adesso sono istruttore bodybuilder e fitness primo livello, e sono anche istruttore cross trainer e fitness funzionale, e adesso continuerò ad aggiornarmi con i vari corsi, ecco. E da settembre sono qua alla Bestia. A tutti gli effetti questo. Sappiamo che, come avete sentito dal buon Andrea, è istruttore, fitness e tutto quanto. Mentre allenava i suoi muscoli, però ha pensato bene di allenare anche il suo cuore, che sappiamo essere un organo importante del nostro corpo, e vorrei capire un attimino anche come e dove è scoccato l'amore con la signorina bionda che c'è alla reception. Tutto è nato quando non si poteva uscire, e quindi cosa ha fatto il furbacchione? Non potendo muoversi, gli ha scritto su Instagram, e da lì, tac, che è scoccato tutto quanto. E da quando è che siete insieme? Siamo insieme da quasi 3 anni. Beh, insomma, direi che è una storia abbastanza ormai importante. A parte gli scherzi, allora adesso volevo chiederti un attimino un po' di numeri, perché io so benissimo e vedo qua dalle scartoffie di rito che iscritti ce ne sono, e non poco, soprattutto quanto è importante evolversi sempre un po' nel mondo della palestra. Sappiamo che essere un mondo molto particolare, dove comunque bisogna sempre cercare di migliorarsi, perché sennò dopo si resta un po' indietro. Allora bisognerà sempre tenersi aggiornati, anche perché ci sono macchinari nuovi in continuazione e studi sempre più recenti, e quindi bisogna costantemente tenersi aggiornati e studiare. E c'è da dire che c'è stato un incremento pazzesco appunto degli iscritti, e diciamo un po' merito mio, un po' merito anche della Maria, che con le sue promozioni è in grado di attirare anche chi non vuole iscriversi. Salutiamo la suocera. Adesso contiamo quasi 350 iscritti. E sono numeri. C'è da dire che la nostra priorità è seguire tutti i nuovi iscritti, specialmente agli inizi, e diciamo stargli accanto per far sì che poi riescano a cominciare il loro percorso con la palestra in autonomia. Ascoltami, post vacanze, post ferie, c'è stato un incremento maggiore? Ci sono persone che si sono sentite in colpa e rientrano in palestra più affiatate di prima, o sì, no? Sì. Tantissima gente, tutti con rimorsi, sensi di colpa, e speriamo, ecco, che mantengano queste promesse e che continuino a allenarsi, ecco, per tenersi in forma. Perché così anche la palestra è sempre piena. Noi, come vedete, noi siamo sponsorizzati dalla testa ai piedi ormai, e ormai veramente è un piacere riuscire anche a valorizzare la realtà come la Bestia, però adesso andremo a parlare anche con i diretti interessati, magari con la storia, che ci aspetta. Andiamo. Diciamo adesso che siamo un po' con la colonna portante della Bestia di Domegliara, e insomma, signora Stoia, io volevo chiedere innanzitutto come sta, se sta tutto bene, tutto a posto? Io sono bene, sto bene, ma non sono la colonna portante, perché le colonne portanti non stanno sedute. No, in effetti ha ragione anche lei, in piedi. Beh, è vero anche quello. Allora, sappiamo benissimo ormai da anni una realtà importante nella Valpolicella, e non solo, ma quello che volevo chiederti, come mai che tuo marito dopo la fine è riuscito a tirarti dentro in una realtà che comunque, insomma, sappiamo non essere facile, ma soprattutto è sempre in continua evoluzione. Come si fa a stare dietro un po' a tutto, le domando? È difficile, perché veramente bisogna, sia con gli strumenti, sia con tutto quello che c'è, le novità, bisogna sempre essere aggiornati. E poi soprattutto nel mondo sanitario è difficile stare dietro. È molto difficile. Abbiamo detto evoluzione sia dei macchinari, ma non solo, però alla fine le persone i clienti che vengono, certo. Tutto, comunque i clienti si sono sempre ritornano, gli affezionati ritornano, e poi continuano comunque.
ad aumentare, perché sembra un dato veramente assurdo, però la bellezza anche di un centro come questo ti permette di vedere che nell'arco dell'anno comunque le presenze sono molte, ma soprattutto anche gli iscritti, quasi, abbiamo detto prima, gli assidui frequentatori sui 350, quelli fissi, però il giro totale dei clienti che ci sono arrivano fino agli 800. Arrivano fino agli 800, quindi sicuramente sappiamo essere una realtà importante e sempre più grande ormai, perché abbiamo visto questa mattina c'è tranquillo, ma ieri sera c'era un pienone. C'era un disastro. Però soddisfazione. Vabbè, è normale, ma è soddisfazione anche questo. Sì, sì. Ma secondo me, come riesci a conciliare l'amore con il lavoro? Perché questa è una domanda per chi infatti, lavora. Infatti lavoriamo in due settori diversi, no? Lui è fisioterapia e io invece faccio commerciale. Lui da una parte, io da quest'altra. Non si litiga? Non ci vediamo mai. Allora, non riesco a vederlo neanche sul lavoro, quindi... Meglio di così? Ti va meglio. No, abbiamo parlato anche con il suo genero. Futuro genero, che quest'estate... Se quest'estate convolerà a nozze con buona Maria Vittoria. Quello che volevo chiederti anche da questo punto di vista qua, è fondamentale anche avere una forma di rigenerazione dopo andando avanti, no? Quindi la possibilità di avere trasmettere tutte queste cose, trasmetterle e poi l'aiuto, perché comunque in un centro dove hai il genero che magari ti può sostituire cioè c'è sempre la presenza di qualcuno che aiuta. Perché dopo il problema principale che sappiamo sempre in realtà a gestione familiare è quella che uno lavora sempre, no, come sempre, fosse suo sempre. Dopo, no? Perché è questo certo. Quello che fa la differenza. Certo. Però insomma vedremo. Ascoltami, visto che sei di buona questa mattina, un pregio e difetto del signor Boni? Non ne ha difetti. Un pregio? Tutti pregi. Tutti. Ma veramente troppo buono. È troppo buono. Allora ragazzi, per il famoso detto pochi ma buoni. Ecco. Pochi ecco. Ma buoni. Noi andiamo a intervistare lui adesso, che ci dirà se lei ha dei difetti o no. Allora, finalmente insieme un po' al volto immagine di questa Bernstein che, come abbiamo saputo prima dal buon Andrea, ma soprattutto anche dalla mamma Maria, essere riuscita un pochino ad essere elegante, no? Tra le varie personalità, tra i vari ragazzi e non solo che compongono il gruppo Bernstein, è fondamentale anche riuscire a trovare un po' l'equilibrio tra il lavoro dopo e la famiglia. Esatto. Sappiamo che siete stati bravissimi anche su questo. Intanto, com'è lavorare in famiglia, ti faccio la domanda. Ma allora, c'è il lato positivo e quello negativo. Diciamo che siamo anche abbastanza bravi perché tendiamo a non litigare. Fondamentale. Dopo, sì. Però, allora, è bello lavorare insieme perché ci si aiuta tanto essendo in famiglia. Dall'altro lato, a casa si tende a parlare di lavoro. Inevitabile, quindi c'è purtroppo sempre il lavoro di mezzo, però va bene, ma è bello così. Di anche un po' ai nostri follower, di cosa fai tu all'interno della Bernstein, perché insomma ti ho visto un minuto, mezz'oretta fa e dopo non ti ho più visto, quindi sono sempre dietro le quinte. Cos'è no, che allora faccio, io mi occupo della parte della fisioterapia, però sono anche un po' il jolly, nel senso che avendo iniziato come stagista al tempo in segreteria, mi so gestire lì, quindi in assenza di qualcuno pronta, se chiaramente non ho appuntamenti sono disponibile, e mentre invece lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 6 alle 8 mi trovo in riabilitazione. Allora, quindi diciamo che faccio completa. La parte del fitness invece la lascio. La lasciamo a una persona che sappiamo, mentre veniva ad allenare i suoi muscoli, è riuscito ad allenare anche il suo cuore. Perché il buon Andrea, che è il compagno e futuro marito di Maria Vittoria, come è nato un po' la vostra... No, il vostro amore, però come la vostra simpatia, intanto dove l'hai conosciuto? Ma in realtà non qua, non qua. In realtà ci eravamo già visti, poi post-Covid. So che le chat sono state molto importanti in quel periodo dove non ci si riusciva a vedere neanche. No, quindi. Infatti, però... Però diciamo non che... Non si insomma, può dire, ma in qualche modo... In qualche modo è andata bene. Visti. Anzi. Quindi, complimenti per riuscire ad andare d'accordo con la famiglia.
complimenti, anche perché con il buon Andrea sappiamo appunto che luglio, agosto? 16 luglio. 16 luglio ci si sposa, quindi mi raccomando, invitatemi, perché io vengo sempre molto volentieri, specialmente quando c'è da mangiare. Ma esatto. Quello che mi preme più dirvi invece è stato bello e sicuramente piacevole parlare un po' con tutti voi e andare a scoprire quella che è una realtà sicuramente importante della Valpolicella, ma in continua sempre evoluzione, quello sì, bisogna stare al passo coi tempi. E non è mai facile, anzi, tutt'altro. Signora Maria Vittoria, faccela brava e mi raccomando, sempre tenga un pochino d'occhio la mamma, Maria, papà, Roberto, perché il fratello sarà in volo in questo momento. Esatto. Povero Riccardo, rovinati. Allora, amici di Dazò, adesso siamo insieme a un volto storico della Berste che fin dagli anni che furono, meglio non dirlo, ha sposato il progetto del buon Roberto Boni, che gli ha proposto sicuramente un lavoro nel quale credeva, ma soprattutto un lavoro che nell'arco degli anni anche si è un po' evoluto. Quindi sì. Bernstein non solo palestra, ma anche riabilitazione per i giovani sì. e meno giovani. Per i giovani e meno giovani. Spiegami esatto. tu un po' come funziona questo mondo che sono allora, curioso. Parliamo di ginnastica posturale, quindi dall'adolescente alla dolce e tenera età over 60, diciamo. E poi seguiamo anche la riabilitazione post intervento, sì. quindi sia per gli atleti e non che fanno attività sportiva, e questa è l'area di solito dove lavoriamo. Beh. Vengono fatti dei programmi personalizzati per ognuno, poi ogni tanto vengono rivisitati in base a come rispondono. In più c'è anche la possibilità di lavorare in equip, quindi anche con i fisioterapisti, i miei colleghi che lavorano nella parte della terapia manuale e anche strumentale, quindi anche terapie come laser, ipertermia, tecarterapia, spaziamo. E poi abbiamo la possibilità di sfruttare anche la palestra fitness per il recupero, quindi e avvicinamento all'attività sportiva, alla ripresa dell'attività sportiva, e quindi percorsi propriocettivi, si spazia insomma. Si spazia, direi, avete visto come parla bene anche la signora Simona, è veramente molto intraprendente e molto brava. E una domanda, l'ultima che volevo fare un attimino, è come dopo si riesce sempre a conciliare un po' lo sforzo che si va a fare chiaramente in palestra dopo con una forma di riabilitazione che ti permette non solo di rinforzare e rafforzare quello che si fa in palestra, ma soprattutto andare anche un po', se vuole, un po' più nello specifico, che ti permette anche lì dopo di un aspetto più completo della riuscita sì. del corpo e non solo. Certo. E, la collaborazione con Roberto, l'abbiamo detto, va avanti sì. da anni, ma è sempre più difficile trovare persone del mestiere nel corso degli anni oppure c'è... Ma allora, io sono fortunata, nel senso siamo stati fortunati perché ogni tanto arrivano anche studenti di scienze motorie, miei colleghi, futuri, e quindi vengono a fare tirocinio, mandati dall'università, vengono selezionati, seguono un percorso di tirocinio affiancati a noi, e siamo stati fortunati perché da lì, da quel bacino lì, abbiamo conosciuto ragazzi giovani, volenterosi e appassionati anche della nostra attività. E quindi questo mi fa ben sperare, perché dobbiamo investire sui giovani. Direi, allora, lei invece investe sui giovani, io vorrei investire sui ragazzi che vedete qua, accompagnandoli direttamente io a ritirare la pensione. Non è una brutta idea? Non è male. Vediamo.